The Professional, abbigliamento promozionale, professionale, tecnico sportivo e accessori. Abbigliamento personalizzato, stampato o ricamato con il vostro logo. Tutto per il calcio, basket e pallavolo. Distributore autorizzato merchandising Ilva Maddalena 1903. The Professional, vesti la tua personalità. Vieni a trovarci in Piazza Bambin Gesù 9, La Maddalena. Un saluto da Mauro Coppadoro, un nuovo appuntamento col TG Sport di Corrente TV dalla rinnovata grafica che è un'opera così del nostro Bruno Scotto che l'ha progettata e realizzata. Una settimana densa di impegni, siamo stati a Sarroch con la pallavolo, siamo stati a Olbia con l'Ilva Maddalena, cerchiamo sempre di darvi di più, di essere sempre più vicini allo sport maddalenino. Sport maddalenino del quale si parlerà anche in settimana, il 9 marzo a Oristano, sarà consegnato un riconoscimento al merito sportivo per l'equipaggio della classe 555 del Circolo Nautico di Arzachena che si è aggiudicato il titolo nazionale di categoria. Un equipaggio di maddalenini, Danilo Di Fraia, Davide Lai, Andrea Filigheddu e Roberto Puddu. A loro i nostri complimenti. E partiamo con la consueta scaletta. Iniziamo dal campionato di promozione, un campionato di promozione che ritrova interesse con la formazione del Tempio che si avvicina al Latte Dolce. L'Ilva Maddalena giocava a Olbia col Porto Rotondo, l'abbiamo seguita in diretta web, una partita dominata che l'Ilva Maddalena avrebbe dovuto vincere, un pareggio sarebbe stato stretto alla squadra di Sandracciaro, è arrivata invece una beffa, un'autentica beffa, una sconfitta per 3-2. Andiamo con le immagini e le interviste di fine gara. Sono amareggiato perché la prova dei ragazzi è stata sopra le righe, abbiamo condotto una partita direi bene da tutti i punti di vista, con e senza la palla, purtroppo paghiamo l'ingenuità che si commette una gestione di una partita deve essere tutto a nostro vantaggio, invece cadiamo in provocazioni, sono dispiaciuto perché questa squadra oggi meritava di vincere. Per quello che si è creato, quello che abbiamo prodotto, da come siamo stati attenti e concentrati. E poi manca 5 minuti alla fine e commettiamo ingenuità, delle cose assurde, poca lucidità a parte di qualcuno che ci penalizza. E questo mi spiace perché ci contavamo tantissimo uscire indenni. Anzi, continuo la striscia positiva perché ho chiesto ai ragazzi di giocare per la vittoria. L'hanno cercata sino alla fine. Però paghiamo ingenuità che continuiamo a commettere, non si cresce mai e questo è un lato negativo che così mi amareggia, poi si perde la testa, oltre la beffa, la sconfitta, domenica dobbiamo fare i conti anche con le squalifiche, già un organico molto limitato nei numeri e quindi così ne esco amareggiato, ero convintissimo questa squadra così sino alla fine potesse vincere questa partita e poi ti trovi al 90esimo 3-2 per il Porto Rotondo. Abbiamo fatto il 2 pari, abbiamo avuto 5-6 occasioni per fare il 3-2 per noi, 3-4-2, poi non si chiude la partita e commettiamo ingenuità e siamo qui a discutere di una partita che che sembra ancora così difficile crederci che abbiamo perso 3-2. Franco Meloni, dirigente del Porto Rotondo, una vera battaglia e alla fine una vittoria rocambolesca proprio sul filo di lana. Allora, primo tempo sofferto, andava bene il pareggio. Secondo tempo, con la traversa e le occasioni che abbiamo avuto, penso che abbiamo meritato la vittoria. Un po' tifoso lei, anche l'Ilva ha preso una traversa. Vabbè, un po' di parte, però ci è mancato qualcosa da mercoledì, quindi oggi forse ci siamo ripresi quello che ci hanno preso mercoledì. Ecco, vittoria che ridà respiro alla classifica dopo tante polemiche con gli arbitri, squalifiche, insomma, forse è passato il periodo nero. Vabbè, gli arbitri non voglio parlarne, perché è meglio non parlarne. Così almeno cerchiamo di calmare un po' le acque. Poi per quanto riguarda noi speriamo sempre nel terzo posto che ci faccia dai playoff. Un giudizio su questa Ilva che se l'è giocata fino all'ultimo. Buonissima squadra, un grandissimo attaccante e poi anche Cristian Usai di categoria superiore. Grazie e complimenti. Grazie a voi.
Rientriamo allora in studio dopo aver sentito le interviste e passiamo la parola a Sara Chelo che, come di consueto, ci legge i risultati e la classifica del campionato di promozione. Campionato di promozione, 23esima giornata. Abbasanta Dorgalese 0-0, Borore Latte Dolce 1-0, Codrongiano Solmedo 3-0, Fonni Ozierese 3-0, Porto Rotondo Ilva Maddalena 3-2, Posada Corrasi Junior 2-0, Tempio Ghilarza 2-1, Usinese Football Olbia 3-1. La classifica. Latte Dolce 54, Tempio 51, Usinese 46, Posada 45, Porto Rotondo 38, Ilva Maddalena 34, Fonni 33, Dorgalese 32, Codrongianus 31, Ghilarza 29, Abbasanta 28, Borore 26, Corrasi Junior e Football Olbia 21, Ozierese 17, Olmedo 3. Passiamo adesso al volley, fine settimana veramente impegnativo per il Garibaldi, due incontri in 48 ore. Quello della 16esima giornata a Macomer si è risolto con un facile successo, un 3-0 senza problemi. È purtroppo andata peggio giovedì nel big match di Sarroch tra due squadre che arrivavano a quella sfida a pari merito. Adesso Sarroch che ha vinto 3-0 a 3 punti in più, eravamo lì, abbiamo effettuato una diretta molto seguita, quasi 400 contatti, e mandiamo le immagini e le interviste registrate a fine gara sul campo di Sarroch. Carlo Battaglia al servizio, battuta in salto, viene ricevuta dalla formazione di Sarroch e muro di Giovanni Cusinu sul tentativo del numero 12 Verona, 1-0 per la formazione del US Garibaldi. Quindi siamo partiti bene con il punto di Carlo Battaglia sulla prima battuta, sul muro, scusate, il muro della nostra formazione sulla battuta di Carlo Battaglia. Secondo servizio del forte alzatore maddalenino che va sulla rete e quindi 1-1 come indica il tabellone elettronico. Io saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Maddalena, spero siano molti e spero che apprezzino il nostro sforzo di venire qua a Sarroch e fare 700 km con la squadra per regalare ai maddalenini questo evento. Palla alzata per Cusinu, ottimo l'intervento difensivo del Sarroch, adesso un'altra alzata in direzione del numero 9 Durante che mette a terra, c'è un tocco della difesa ma la palla viene praticamente così, cade a terra dopo questo tocco, quindi niente, non è utile questa difesa, pertanto 2-1 Sarroch con il numero 12 che si chiama Verona che va in battuta che viene ricevuta da Biddau su Battaglia. Vedete che c'è stato un po' un malinteso nella difesa, ancora Battaglia, adesso l'azione più fluida, pallonetto di Cusinu, poi un tocco sotto rete, la palla è lunga, termina fuori. Simone Biggio applaudito dai suoi tifosi a fine gara, uno dei più grandi protagonisti. Corrente TV La Maddalena, complimenti per la tua prestazione e per quella di tutta la squadra, questo 3-0 meritato. Grazie di tutto, è stato bellissimo giocare questa partita oggi. Ecco, due parole sul Garibaldi, noi veniamo dalla Maddalena, insomma oggi la classifica dice 41 Sarroch, 38 la Maddalena, il campionato è lungo, un'avversaria che ha fatto di tutto per ostacolarvi. Per come la vedo io sarebbe stato impossibile vincere il campionato senza vincere questa partita. Adesso i giochi sono aperti semplicemente, però è ancora lunga, bisogna vincere tutte le partite e cercare di dare del nostro meglio, anche perché sono sicuro che il Garibaldi non sarà da meno, quindi ce l'avremo alle calcagne sino all'ultima giornata di campionato. Meritatissima sconfitta, diciamo. Niente, questa era una partita un po' si sentiva in maniera molto forte, loro sono stati bravissimi, hanno fatto sicuramente una partita, diciamo, con le partite perfette. Hanno toccato tanto a Mura, hanno contrattaccato benissimo con il loro posto 4. Noi dall'altra parte non abbiamo fatto la stessa cosa, anzi abbiamo subito tanto. Ci siamo un po' intestarditi a voler chiudere per forza il punto sulla prima palla, nel senso si chiudeva un po' troppo in attacco, però insomma queste partite qua sono così. Poi il nostro sport una vince e una perde. Ultima cosa in breve, il campionato continua, 41 Sarroch, 38 Garibaldi, tante partite da giocare. Beh, e non tutte le squadre che troviamo saranno Sarroch. No, vabbè, ma questo qua io l'ho detto ai ragazzi, questa è una partita, non è la partita, è una partita, il campionato continua, è giusto che sia così, cioè, anzi deve essere ancora generalmente stimolante di confrontarsi contro le altre squadre, poi
insomma, i passi falsi l'hanno già fatto una volta, non è detto che può anche risuccedere, cioè i campionati si vincono alla fine, questa è una partita importante, l'hanno vinta loro e va bene così. Sulle parole del fortissimo Biggio del Sarroch, vediamo adesso classifica e risultati assieme a Sara Chelo. Serie C di volley, sedicesima giornata, risultati e classifica. Gadoc Volley Sandalion 0-3, Solo Volley San Volley 3-0, Macomer US Garibaldi 0-3, Galterly Sarroch 0-3, Augusta Cagliari San Luri 3-0, Stella Azzurra Deledda Quartu 3-2. La classifica, in giallo le squadre con una partita in meno. Sarroch 44, US Garibaldi 41, Stella Azzurra e Augusta Cagliari 38, Sandalion 35, Solo Volley 20, San Luri e Deledda Quartu 16, Macomer, Gadoc Volley 13, Galtelli 6, San Volley 2. E torniamo al calcio dopo l'Ilva Maddalena, la solita carrellata dei risultati negli altri campionati, partendo proprio dalle giovanili dell'Ilva Maddalena. Brillante vittoria per gli juniores regionali, 4-2 in casa col Siniscola, mentre la squadra dei giovanissimi regionali è stata sconfitta 3-2 in casa dall'Arzachena. In prima categoria, brillante vittoria a Luogosanto, 3-0 sull'Ardara, mentre ha perso in casa 1-0 con Laura il Palau. Un po' di sgomento, diciamo, nella società Atletico Maddalena, che non riesce più a giocare. Dopo il Telti anche la Lade Sardi ha rinunciato alla trasferta e ancora una volta alla formazione del presidente Marione Tinteri non è rimasto che attendere inutilmente l'arrivo degli avversari. Sarà un'altra vittoria a tavolino, ma si fanno i campionati per giocare, non per vincere partite a tavolino. Ha purtroppo perso invece sul campo il Caprera, che col nuovo allenatore Melis ha fatto registrare chiari progressi di gioco, ha perso 1-0 contro la capolista Mozzecane, all'andata aveva vinto 8-0. Eravamo ovviamente al Pietro Secci, immagini ed interviste. Insomma, facciamo, non so adesso quanti allenamenti fate qua a Caprera, ma noi facciamo i 3 allenamenti, insomma cerchiamo di riuscire anche dal punto di vista atletico a tenere su bene la squadra, anche perché purtroppo il calcio oggi sta diventando molto veloce, ma anche le donne si devono adeguare. La corazzata del girone, eventualmente ci sono le possibilità per il Caprera di salvarsi? Per me il Caprera che ho visto in casa da noi non era questo, ma sicuramente purtroppo io capisco, io sono del sud e quindi capisco che a volte ci sono problemi per le ragazze a fare tante trasferte, quindi mancavano degli elementi sicuramente. Questo Caprera mi piace molto, per me potrebbe stare già a metà classifica, rispetto alle altre squadre che ho visto è una bella squadra, insomma può fare molto molto meglio. Ecco, di solito chiedo, quando vedo una donna allenatrice o allenatore, chiedo, ma che differenza c'è allenare una squadra di ragazze e di uomini? Non ho mai allenato gli uomini. Io sono stata una calciatrice e ho proseguito allenando le ragazze. Sicuramente forse i maschi, i miei colleghi fanno un po' più fatica a seguire le donne, nulla togliendo agli allenatori maschi. Poi io, avendo vissuto uno spogliatoio anche da calciatrice, capisco un po' le dinamiche che hanno le ragazze, un po' di più, ecco. Mi è piaciuta la prestazione, mi è piaciuta senz'altro, perché eravamo contro la prima in classifica, la capolista, e diciamo che, come ha detto lei, non abbiamo per niente sfigurato. Ci siamo trovati sotto con un infortunio difensivo, cose che capitano. È stato un bel gol, aiutato dalla... diciamo, ci abbiamo messo del nostro, dalla disavventura, però sono fiducioso, la squadra che ho visto oggi è sana, è competitiva, non è retorica se faccio i complimenti al mio predecessore, che evidentemente ha lavorato bene e ha fatto un buon lavoro, la squadra è... Niente, se questi sono i presupposti, questi visti oggi, si può lavorare in prospettiva futura,
per ottenere quello che è il nostro obiettivo primario. Ecco, che cosa si potrebbe cambiare eventualmente per questo lancio definitivo? Intanto il trend di risultati negativi. Io sono convinto che con un risultato positivo, e oggi ne sarebbe, oggi sarebbe stata la prova del 9, io penso che con qualche risultato positivo è la spinta, la forza che ti porta ad acquisire fiducia nei propri mezzi e per poter stare lì dove evidentemente non meritiamo. Abbiamo provato, onestamente abbiamo giocato veramente bene oggi, loro comunque sono una bella squadra, una squadra che punta ad arrivare in Serie A, abbiamo visto un organico molto completo, anche la panchina fuori, anche il mister che è di mia conoscenza, Antonella, un gran mister, noi ci abbiamo provato in tutti i modi. Però non sono queste le partite in cui dobbiamo vincere, cioè se fai punti con queste squadre ben vengano, però non dobbiamo fare la corsa su di loro, quindi speriamo che questo comunque ci faccia crescere, anche qualche ragazzina ha più minuti sulle gambe, aspettiamo la prossima partita per fare quei pochi punti per la salvezza. E comunque si è visto che qualcosa è cambiato, c'è rabbia, c'è anche buona volontà di gioco, trame di gioco abbastanza interessanti, quindi... Vale qualcosa questo? Beh, diciamo che queste partite comunque non hanno bisogno di stimoli, nel senso che comunque ti vengono da soli perché sono squadre forti. Esatto. E quindi comunque non c'è niente da dire. Speriamo che la stessa grinta la mettiamo nelle altre partite, perché ripeto, dobbiamo fare la corsa non su di loro ma sulle altre squadre. Oggi una bellissima partita, le abbiamo dato proprio, le abbiamo messe sotto, assolutamente non vedevo questa netta differenza di... comunque di gioco, insomma, e abbiamo combattuto sino all'ultimo, noi abbiamo fatto solo un errore secondo me, abbiamo dato spazio con l'attaccante che poi ha segnato, però noi abbiamo tutta la partita, non abbiamo mollato, abbiamo cercato di andare avanti. Ricordo anche che all'andata abbiamo perso 8-0 con questa squadra, mentre adesso, insomma, voglio ricordarci un nuovo allenatore, credo che abbia i giusti stimoli per continuare, per darci una mano, insomma, per fare meglio. Infatti oggi si è visto il cambiamento anche. È che so che la mia compagna ha le rimesse laterali molto lunghe, ecco. E allora mi sono infilato, ho protetto la palla e col destro ho tirato e mi è andata bene. È andata bene perché voi stavate pressando proprio in quei minuti là, poi magari siete venuti un po' meno e poi nella ripresa tutto è andato, però è una bella partita. No, è stata una bella partita faticosa, comunque sapevamo già, insomma, quando siamo partite che non sarebbe stato facile in questo campo, perché poi c'è di mezzo anche un viaggio lungo, certo. Abbiamo cercato comunque di rimanere abbastanza concentrate, anche se il terreno per noi è stato un'ulteriore difficoltà, perché vabbè, poi si è fatta male anche una compagna, speriamo che si riprenda in fretta. Ed eccoci ancora in studio, ancora risultati, purtroppo due sconfitte, la sconfitta per 3-0 del Volley Rosa, il Garibaldi femminile che ha perso appunto 3-0 in casa della Colbe Sassari, 25-20, 25-13, 25-15 i parziali, e sconfitta pesante anche per la Nova Pallacanestro che ha rimediato una 62-42 in casa dell'Olmedo. Con questo è veramente tutto, da Mauro Copa Padoro un saluto, a risentirci nelle prossime settimane con i nuovi appuntamenti sportivi di Corrente TV La Maddalena. The Professional, abbigliamento promozionale, professionale, tecnico sportivo e accessori. Abbigliamento personalizzato, stampato o ricamato con il vostro logo. Tutto per il calcio, basket e pallavolo. Distributore autorizzato merchandising Giulia Maddalena 1903. The Professional, vesti la tua personalità. Vieni a trovarci in Piazza Bambin Gesù 9, La Maddalena.